Buongiorno ragazzi, benvenuti su questo canale. Questa è una lettura per il segno della Vergine dal 15 al 31 di maggio. È una lettura generica, quindi vi ricordo che potrebbe non risuonare con tutti. In questo caso potete guardare le letture del vostro ascendente o della vostra luna. Se invece preferite una lettura privata, inviate un'email a vocidagliangeli@gmail.com. Ma prendiamo una carta dei tarocchi angelici di Dorin Virtù e cominciamo. Allora, Vergine. In questo momento la situazione si trova con una regina di coppe alla rovescia. Questa è l'energia generale della relazione. Diciamo che è un momento nel quale la difficoltà maggiore è proprio quella di offrire sentimenti. Per qualche motivo c'è l'impossibilità di offrire e scambiare i propri sentimenti. Per qualcuno di voi potrebbe rappresentare una distanza fisica, per qualcuno di voi una distanza emotiva, e magari per qualcuno, ecco, ci sono veramente tantissime opzioni, per qualcuno in questo momento non c'è una grossa comunicazione per vari motivi. Ma vediamo meglio la vostra colonna per il segno della Vergine, la colonna della persona alla quale siete legati, anche se vi ricordo che a volte le colonne si invertono, quindi qualcuno di voi potrebbe ritrovarsi qui e vedere qui il proprio partner. Allora, come voi vedete il vostro partner è come un 5 di spade. Voi vedete questa persona come qualcuno che vuole vincere a tutti i costi, come qualcuno che per orgoglio oppure per chissà quale altro motivo ha bisogno di vincere a tutti i costi ed è disposto veramente a fare qualunque cosa per raggiungere il proprio obiettivo, sia scendere a compromessi con se stesso, sia utilizzare, ecco, metodi poco convenzionali sui quali voi non siete d'accordo. Di certo comunque voi vedete questa persona come qualcuno che sbaglia tattica nell'affrontare la vita. Cosa provate per lui o lei? La ruota della fortuna alla rovescia. Sembra che questo non sia, per qualche motivo, non sia il momento giusto per condividere una relazione funzionante. La ruota della fortuna indica una lezione da imparare, un qualcosa di karmico da imparare, e rovesciata sta ad indicare che la lezione non è ancora stata imparata, che non è ancora il momento di fare determinati passaggi in avanti e che la situazione è bloccata ed è diventata stagnante proprio perché c'è ancora qualcosa che voi non avete visto, che non avete imparato e che non avete cambiato nella vostra gestione del rapporto. Come questa persona vede voi? Come un 10 di bastoni, come qualcuno che porta un grosso peso sulle spalle, qualcuno che è arrivato alla fine di un ciclo molto importante, ma ancora si carica il peso di questo ciclo e non è riuscito appunto a concludere, non è riuscito a liberarsi dai pensieri, dagli obblighi. Vi vede come qualcuno stanco, ecco, che è arrivato ormai alla fine e che è pronto a cambiare pagina. Cosa prova per voi il diavolo alla rovescia? Questa carta in effetti è migliore quando è rovesciata che non quando è dritta, perché quando è dritta rappresenta le dipendenze, dipendenze da qualunque cosa, emotive, da varie sostanze o dall'alcol o dalla relazione. In questo caso rovesciata significa che la dipendenza sta finendo. Si sta finalmente trovando la giusta visione delle cose, questa persona prova dei sentimenti per voi, ma questi sentimenti cominciano ad essere più puliti, più limpidi, meno dettati da emozioni incontrollate. È un po', la situazione comincia ad essere un po' più vista più razionalmente, ecco, mettiamola così. Come voi vedete voi stesso? Come un 2 di spade. Voi vi vedete ancora pieni di dubbi, non riuscite a trovare una soluzione, non riuscite a decidere che strada prendere, ormai siete a un bivio perché è evidente che la situazione per cambiare ha bisogno del vostro intervento e state cercando con l'intelletto di trovare una soluzione, ma state anche evitando di ascoltare il vostro intuito, state mettendo da parte il vostro intuito, state cercando di ragionare con la mente
Ed è proprio questo che vi rende bloccati. Dovreste invece ascoltare il vostro intuito per non rimanere bloccati, perché molte volte la mente non riesce a prendere decisioni lucide su situazioni che riguardano solamente le emozioni. Ah, quindi siete pieni di dubbi, i vostri sentimenti sono praticamente avvelenati da questi dubbi, avete un conflitto interiore fortissimo, scetticismo, quindi incapacità decisionale, avete paura a prendere determinate decisioni e non riuscite probabilmente a comprendere in profondità la situazione, perché non volete, non perché non potete, ma perché non volete, non usate i mezzi giusti. Cosa potete fare o dare al rapporto l'eremita? Quindi forse è questo quello che voi non volete vedere, che è arrivato il momento di prendere le distanze e di riflettere soli con voi stessi, senza interferenze esterne, senza chiedere consigli agli amici, senza chiedere consiglio al vostro stesso partner, ma probabilmente quello che non volete accettare è il fatto che è arrivato il momento di prendere le distanze e chiedere che cosa volete per voi stessi, non dalla relazione o per la relazione, ma per voi stessi. E di conseguenza dopo decidere se andare avanti in questa relazione oppure no. Per quanto riguarda invece il partner, vede se stesso come un sette di bastoni rovesciato, quindi come qualcuno che sta cercando di resistere strenuamente al di là delle sue forze fisiche e psicologiche, questa persona. Tra l'altro, questa persona non è capace in questo momento di esprimere i propri sentimenti e ha forse anche la tendenza ad equivocare i sentimenti degli altri. Pensa troppo, ha paura di agire, però ecco, vedo anche un cedimento. Vedo che questa persona comincia anche a cedere, a perdere colpi perché ha resistito troppo in una situazione instabile e adesso è arrivata veramente a un estremo oltre il quale non può più andare avanti così. Cosa potrebbe fare o dare al rapporto il sette di spade rovesciato? Quindi se si tratta di, per quelli di voi che sono in una relazione extraconiugale, se si tratta appunto di una relazione esterna al matrimonio o esterna alla relazione principale, quello che bisognerebbe fare sicuramente è interrompere una delle due situazioni in ballo, perché il sette di spade rovesciato indica appunto che la riflessione ridimensiona le fantasie, quindi la lezione, bisognerebbe imparare la lezione e cominciare a vedere la realtà da un punto di vista più pratico, più pragmatico, più concreto e reale e smettere di andare oltre, cercare di essere più lineari, più sinceri, più con se stessi soprattutto, più onesti con se stessi, capire quali sono i propri limiti e fermarsi prima di superare questi limiti. Ah, come voi vedete il rapporto come un due di bastoni, voi state osservando da lontano la situazione, da lontano significa per qualcuno di voi è realmente da lontano perché magari si sono interrotte le comunicazioni, ma per qualcun altro di voi invece significa che state guardando la situazione con distacco, vi siete distaccati emotivamente, vi trovate in una posizione neutrale da osservatore. State aspettando di trovare il modo migliore per andare avanti, per agire, ma in realtà quello che non volete capire è che non c'è una causa concreta per rimanere bloccati in questa posizione. Cioè non esiste una causa reale e concreta per il vostro malumore, dipende solamente da voi superarlo, il malumore, riuscire a trovare una giusta visione delle cose e andare avanti e prendere questa fatidica decisione che non volete prendere. Siete voi la causa del vostro fastidio al momento. Cosa vorreste dal rapporto che le cose, che gli eventi accelerassero? Voi vorreste rapidità, vorreste un cambiamento rapido, vorreste movimento, probabilmente vorreste incontrarvi per chi di voi non può farlo. Ma è un desiderio perché per quello che vedo, non ci sono sblocchi, almeno non in queste 2 settimane. Come la vostra persona vede il rapporto come la regina di spade alla rovescia, quindi incapace di esprimersi, incapace di parlare, di dire le cose come stanno, incapace di tagliare quello che c'è da tagliare e mantenere quello che c'è da mantenere, incapace di prendere decisioni praticamente. Cosa vorrebbe da voi o dal rapporto l'appeso rovesciato? Vorrebbe che voi o forse dal rapporto,
Questa persona probabilmente ha bisogno di ritrovare la sua libertà, la spensieratezza. E torniamo qui alla carta del diavolo rovesciata. Vorrebbe liberarsi dalle catene della dipendenza o degli obblighi. Vorrebbe trovare delle soluzioni che per il momento non riesce a vedere. Vorrebbe aprirsi, essere se stesso, scegliere la strada che preferisce. Quindi, ecco, avere la libertà di agire secondo le proprie idee. E vorrebbe essere accettato per quello che è. Ma vediamo qual è il consiglio degli angeli. Alcuni progetti devono essere rivisti, non tutto è come sembra. Tempi magri. A quanto pare, in queste 2 settimane non ci saranno grossi movimenti, quindi veramente dovete rivedere i vostri obiettivi, dovete capire che cosa volete, dovete guardare la situazione per quello che è, perché sembra che siate ciecati, cioè sembra che abbiate una benda davanti agli occhi per non vedere la realtà per quello che è. Continuate un po' a prendervi in giro sempre sulle stesse cose, sulle stesse dinamiche. Sì, è arrivato il momento di smettere di farlo. Ad ogni modo, se volete sapere quali sono i blocchi interiori ed esteriori della persona, se volete sapere quali sono le influenze esterne che condizionano tutto e qual è il finale più probabile, potete scrivere un'email a vocidagliangeli@gmail.com, altrimenti ci vediamo alla prossima lettura.